E si riparte, buongiorno! Da una voce pessima, dormito in questo paesino, Ronzo Chienis, che a quest'ora è ancora all'ombra. Sono le 9:20, una notte molto tranquilla. Ad un certo punto, verso le 4, mi sono svegliata, forse c'era un po' troppo caldo in camera. E ho aperto appena appena la finestra, non si sentiva niente, nessun rumore. Fantastico. Ora facciamo questa stradina che non penso che faranno in molti. E mi sono già un po' studiata il percorso di oggi. Voglio andare a Asiago, quindi rientriamo un po' nelle terre venete. Che bello qua. Wow. Cioè abbiamo dei posti in Italia che sono la magia pura. Cioè c'è quella montagna là dietro che adesso vi mostro, che è l'apoteosi. Baciata dal sole. È bella. Oggi mi sono vestita di uno strato in meno, ho messo un pile, quindi vediamo se anche così resistiamo a queste temperature. Parto sempre con i guanti spenti e in caso li accendo in seguito. Che figata di posto. Guarda, questo dove è la casa. Dei colori formidabili. Nonostante sia tutto così freddo e pian piano la vita sta rallentando perché è autunno e gli alberi perdono le foglie, i colori sono stupendi. Piccola stradina tornantosa. Non so neanche se c'è il rischio che io possa incontrare neve o ghiaccio. Lo scopriremo pezzettino di strada per pezzettino di strada.
trovato a caso questo posto. Sembra molto tranquillo per poterci stare. C'è solo il vento e ogni tanto qualcuno là dietro sta lavorando. Rimettiamola in strada. Bello fermarsi, ma è bello anche andare. Bordala, passo Bordala, 1250 metri, anime vive zero, attenzione ghiaccio, siamo a 1250 e non c'è la neve, è tutto asciutto. Uccellini! Qui addirittura arano il campo. Pendenza 13! Passiamo un po' la marcia, dai. Molto carino. La Madonna, ma questo tornante, cioè, è straaggressivo. Qui ci sono i numeri civici. Non so cosa stavo facendo. Bellissimo. Cioè, no, vabbè, ma che spettacolo! Ridiscendiamo giù verso valle. Ho visto l'Adige laggiù. Baciate dal sole! Ciao sole!